Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video precedente, dove sono andato a rispondere ad alcune delle vostre domande che mi erano state fatte o su Instagram oppure sul mio canale YouTube, ho notato che la domanda che si ripeteva più volte era in riferimento allo Striker Vivid, ovvero qual era la differenza fra il modello CV e il modello SV. Quindi ho deciso di portare questo nuovo video dove andiamo a approfondire meglio questo tema, quindi vediamo meglio qual è la differenza fra la variante CV e la variante SV. Partiamo subito nel dire che la serie Striker Vivid è disponibile dal 4 fino al 9 pollici e si suddivide in 4, 5 e 7 nella variante CV e 7 e 9 pollici nella variante SV. Oltre ad essere ecoscandagli, questi tutti i modelli hanno disponibile un GPS. Però attenzione, il GPS non è un GPS cartografico, quindi non ci permetterà di inserire la nostra cartografia, ma ci permette di innanzitutto di salvarci nei waypoint, di calcolarci la distanza, quindi ci permette di calcolarci una rotta verso un waypoint, verso un punto, e inoltre grazie alla funzione Quick Draw ci permette di crearci le nostre linee batimetriche. Quindi questa funzione, mentre noi siamo in navigazione o mentre siamo a traina o mentre siamo su un punto, possiamo attivare questa funzione, il nostro traduttore andrà a leggere la profondità e andrà a indicare sul nostro foglio bianco la profondità. Quindi durante le nostre uscite nel tempo, più che altro, riusciremo a crearci una mappa di pesca personalizzata in base ai nostri spot, in base alle nostre uscite. Quindi per quanto riguarda il GPS incluso in questi modelli è uguale per tutti i modelli, per tutte le varianti. Ma andiamo a vedere qual è la differenza fra gli ecoscandagli, perché la differenza fra CV e SV la troviamo sull'ecoscandaglio. In quanto per quanto riguarda il modello 4, 5 e 7 CV abbiamo incluso il traduttore GT20. Questo traduttore ha una potenza di trasmissione di 500 watt e lavora in monofrequenza, ovvero o 77 o 200 kHz di frequenza. Oltre ad avere la funzione classica di ecoscandaglio tradizionale, abbiamo anche la funzione ClearView. Questa funzione ci permette di vedere il fondale in forma nitida, quindi di avere delle immagini quasi fotografiche del nostro fondale. Invece, per quanto riguarda la variante SV, ovvero 7 e 9 pollici SV, qui non abbiamo incluso il traduttore GT20, ma abbiamo il traduttore GT52HV. Cosa cambia? Innanzitutto abbiamo una potenza di 250 watt e non 500. Chiaramente uno potrà chiedersi come mai una potenza di 250 watt quando il GT20 è 500 watt. Allora, semplicemente è vero che in questa variante abbiamo solamente 250 watt, ma abbiamo un'immagine più nitida e più definita, perché il traduttore di prima, il GT20, lavorava in monofrequenza o 77 o 200. Invece, per quanto riguarda il traduttore GT52, è un traduttore che lavora in chirp, ovvero in questo caso lavorerebbe da 150 fino a 240 kHz di frequenza. Quindi cosa succede? Semplicemente che questo traduttore riuscirebbe a emanare sul fondo una frequenza, un segnale più che altro su più frequenze, e un segnale riuscirebbe a far risalire su più frequenze, in questo caso dalla 150 fino a 240 kHz. Quindi riuscirebbe a emanare questo segnale con 150, 151, 152 fino a 240 kHz contemporaneamente. Oltre alla funzione CIRP, abbiamo anche qui la funzione ClearView, che ci permette sempre di vedere il nostro fondale in forma nitida, ma oltre a questa funzione abbiamo anche la funzione SaderView. La funzione del SaderView ci permette di vedere il fondale dal lato sinistro e fondare dal lato destro della nostra imbarcazione. Quindi, andando a ricapitolare un po' il tutto, la differenza sostanziale fra CV ed SV è proprio il traduttore che viene incluso,
oltre alla differenza delle funzioni, abbiamo anche una differenza di immagine. Da un lato abbiamo il GT20 che lavora una sola frequenza o 77 o 200, quindi ci permette di utilizzare o un cono un po' più stretto e quindi un po' più potente, o un cono meno potente e un po' più ampio. Invece, dall'altra parte, abbiamo un traduttore che riesce a emanare più frequenze contemporaneamente, quindi un segnale, in questo caso, come detto prima, da 150 fino a 240, quindi tutte contemporaneamente, e tutte riescono a risalire. Quindi, grazie a questo traduttore, noi riusciamo ad avere un'immagine molto più definita e più dettagliata del nostro fondale. Quindi semplicemente abbiamo un'immagine con il modello SV superiore, un'immagine più definita, più dettagliata, e chiaramente abbiamo anche una funzione in più, la funzione del Shader View. Quindi questa è la differenza sostanziale. Rispondo anche al fatto che in molti chiedono se si può cambiare il traduttore, in quanto acquistano la serie Strager, poi dopo un po' vogliono fare uno step successivo, avere una qualità migliore e vogliono cambiare il traduttore. Allora, il traduttore si può cambiare tranquillamente. Per quanto riguarda il modello, la variante CV, si potrà abbinare a questo traduttore. Chiaramente, se vogliamo fare uno step successivo, passiamo a traduttori CIR. Quindi in questo caso possiamo abbinarli o il traduttore GT15 oppure il traduttore GT23. La differenza tra i due, semplicemente GT15 ha 600 watt di potenza e avrebbe solamente la funzione ecoscandaglio tradizionale CIRP, invece il traduttore GT23, oltre ad avere la funzione ecoscandaglio tradizionale, lavorerebbe anche in 600 watt CIRP medio anch'esso, avrebbe anche la funzione ClearView. Invece per quanto riguarda la variante SV, possiamo abbinargli il traduttore GT51. Il traduttore GT51 ha sempre 600 watt di potenza, abbiamo sempre la funzione ecoscandaglio tradizionale CIRP medio e abbiamo anche tutte e due le funzioni, ovvero ClearView e funzione ShaderView. Oppure possiamo abbinargli il traduttore GT56. Traduttore GT56 che avrebbe tutte e tre le funzioni e avrebbe come potenza di trasmissione 350 watt di potenza. Però vorrei precisare una cosa: per quanto riguarda i traduttori che ho elencato prima da 600 watt, dobbiamo ricordare che lo Strager Vivid ha una potenza di trasmissione di 500 watt. Quindi cosa succede? Succede semplicemente che noi non andremo a sfruttare al 100% il nostro traduttore, ma lo andremo a sfruttare in parte. Non sfrutteremo tutte le 600 watt, ma solamente in parte. Quindi, cosa potrei consigliarvi? Che secondo me sarebbe ideale passare anche a una macchina più performante, una macchina che possa sviluppare tutte le 600 watt, come per esempio potrebbe essere la serie Ecomap UHD, oppure passare direttamente a un GPS Map. Però consideriamo sempre il fatto che se vogliamo avere un traduttore di qualità superiore lo possiamo fare, sempre consapevoli del fatto che non andiamo a sfruttare al 100%. Spero di essere stato chiaro su qual è davvero la differenza sostanziale fra la variante CV e la variante SV. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!